del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benvenuti nella casa del Signore. Stiamo proseguendo, carissimi, la nostra marcia verso la Pasqua. Lunedì Santo è un giorno in cui la liturgia della parola, ecco, ci parlerà della parusia, perciò del ritorno del Signore in mezzo al suo popolo. La liturgia ci invita a tendere il nostro sguardo, ecco, verso il cielo, verso l'alto. Perciò apriamoci, carissimi, a questo discorso spirituale, noi che di solito abbassiamo il nostro sguardo per vedere solo le cose di qua giù: lavoro, soldi, ecco, lo sport, il divertimento, eccetera. In questa settimana dobbiamo alzare il nostro sguardo, perché là c'è un messaggio da leggere, da comprendere, per capire anche come vivere in questo tempo dell'epidemia, in questo tempo di prova. Allora, alziamo il nostro sguardo su Gesù e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Tu che sei la via per ricondurci al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che sei la verità per illuminare i popoli, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che sei la vita per rinnovare il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca nella vita eterna. Amen. Preghiamo. Aiutaci, o Dio, che sei la nostra salvezza, e concedi al tuo popolo di avviarsi con gioia a celebrare e rivivere i misteri della nostra redenzione. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vivi e regni con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Felici, Padre. Leggi nel nome del Signore. Al libro di Giobbe. Accadde un giorno che i figli di Dio andavano a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso, in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo senza ragione. Satana rispose al Signore: pelle per pelle, tutto quello che possiede, l'uomo è pronto a darlo per la sua vita. Ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne, e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del capo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie disse: rimani ancora saldo nella tua integrità? Maledici Dio e muori. Ma egli rispose: tu parli come parlerebbe una stolta. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: la tua legge, Signore, è fonte di pace. La tua legge, Signore, è fonte di pace. Vedi la mia miseria e liberami, perché non ho dimenticato la tua legge. Difendi la mia causa e riscattami. Secondo la tua promessa, fammi vivere. La tua legge, Signore, è fonte di pace. Lontana dai malvagi la salvezza, perché essi ricercano i tuoi decreti. Grande è la tua tenerezza, Signore, fammi vivere secondo i tuoi giudizi. La tua legge, Signore, è fonte di pace. Molti mi perseguitano e mi affliggono, ma io non abbandono i tuoi insegnamenti. Ho visto i traditori e ne ho provato ribrezzo, perché non osservano la tua promessa. La tua legge, Signore, è fonte di pace. Vedi che io amo i tuoi precetti, Signore. Secondo il tuo amore, dammi vita. La verità è fondamento della tua parola,
ogni tuo giusto giudizio dura in eterno. La tua legge, Signore, è fonte di pace. La parola di Dio ci illumini e ci giovi a salvezza. Inizia la lettura del libro di Tobia. In quei giorni, per la nostra festa di Pentecoste, cioè la festa delle settimane, avevo fatto preparare un buon pranzo e mi posi a tavola. La tavola era imbandita di molte vivande. Dissi al figlio Tobia: figlio mio, va, e se trovi tra i nostri fratelli deportati a Ninive qualche povero, che sia però di cuore fedele, portalo a pranzo insieme con noi. Io resto ad aspettare che tu ritorni, figlio mio. Tobia uscì in cerca di un povero tra i nostri fratelli. Di ritorno disse: padre, gli rispose, ebbene, figlio mio? Padre, riprese, uno della nostra gente è stato ucciso e gettato nella piazza. L'hanno strangolato un momento fa. Io allora mi alzai, lasciando intatto il pranzo. Tolsi l'uomo dalla piazza e lo posi in una camera in attesa del tramonto del sole, per poterlo seppellire. Ritornai, mi lavai e mangiai con tristezza, ricordando le parole del profeta Amos su Betel: si cambieranno le vostre feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento. E piansi. Quando poi calò il sole, andai a scavare una fossa e ve lo seppellii. I miei vicini mi deridevano dicendo: non ha più paura. Proprio per questo motivo lo hanno già ricercato per ucciderlo. È dovuto fuggire ed ora eccolo di nuovo a seppellire i morti. Quella notte, dopo aver seppellito il morto, mi lavai, entrai nel mio cortile e mi addormentai sotto il muro del cortile. Per il caldo che c'era, tenevo la faccia scoperta, ignorando che sopra di me nel muro stavano due passeri. Caddero sui miei occhi i loro escrementi ancora caldi, che mi produssero macchie bianche, e dovetti andare dai medici per la cura. Più essi però mi applicavano farmaci, più mi si oscuravano gli occhi a causa delle macchie bianche, finché divenni cieco del tutto. Per 4 anni rimasi cieco e ne soffrirono tutti i miei fratelli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Diceva ai suoi discepoli: state attenti a voi stessi che i vostri cuori non si appesantiscano in dispiazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Cose che tu, a te
Gesù oggi ci dice: vegliate in ogni momento pregando perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò. E poi dice, ecco, pregate che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Pensando un po' a questo Vangelo di oggi, ho riflettuto anche su questo coronavirus che veramente ci è piombato all'improvviso, in un istante, e penso che può essere anche una specie di allegoria per capire come quel giorno del ritorno del Signore può più o meno staccarci corrente, la corrente da che cosa? Ecco, da queste cose, dissipazioni, ubriachezze, affanni, divertimento, capite? A un certo punto, vedete, bastava un battere per staccare la corrente dalla vita normale, dalla vita quotidiana. E forse anche, ecco, ripeto, questo è una specie di immagine, di allegoria, che ci aiuta a capire come eventualmente Gesù può tornare in mezzo a noi. Ovviamente il Signore ci invita a prepararci alla Pasqua. La Pasqua, transitus o transitus, in latino significa proprio passaggio. E guardate che la teologia ci sta sottolineando tre tipi di passaggi, soprattutto tre tipi di passaggi che, ecco, adesso possiamo un po' nominare perché è una cosa molto interessante. Il primo passaggio è il passaggio di sopra, ecco, di sopra, che si chiama hyperbasis in teologia. Vi rendete conto quando, ad esempio, l'angelo del Signore passava sopra le case degli israeliti in Egitto, quel angelo che distruggeva praticamente l'Egitto, alla fine saltava le case degli israeliti custodendole. Perciò vedete, il primo tipo di passaggio è passare, carissimi, passare sopra le cose che non vanno. Ecco, passare sopra questo coronavirus, passare sopra le nostre paure, passare sopra, non so, le informazioni che ci impauriscono. Capite? È il primo tipo di passaggio che è molto, molto caratteristico da questo punto di vista. Passare anche, se volete, ecco, sopra le nostre malattie, eccetera. Questo è il primo tipo di passaggio, fare la Pasqua. Il secondo è il passaggio attraverso, diabasis in teologia, attraverso, cosa vuol dire? Abbiamo detto tantissime volte, passare in mezzo al fuoco, attraversare il fuoco, cioè dentro. Ad esempio, come gli israeliti hanno attraversato il Mar Rosso, cioè non è che Dio a un certo punto dice adesso asciughiamo il mare che loro non si spaventino, capite? No, attraversare, ecco, in mezzo, un po' come noi facciamo adesso, capite? Non è che questo coronavirus, tutto questo mondo, possiamo in qualche modo negare, dobbiamo attraversare in mezzo a questa bufera, e questo è un altro tipo, carissimi, di passaggio, di Pasqua, perché questo primo passaggio di cui vi ho parlato, passare sopra, significa lo si fa con la preghiera, capite? Si chiude gli occhi, ecco, e si prega, questo è passaggio sopra. Invece passaggio attraverso è un passaggio di vita quotidiana, capite? Quando tu apri gli occhi non è che puoi più pregare, perché ci sono figli da curare, perché c'è lavoro da fare in questa casa. E ecco, allora Dio è presente in questo passaggio primo, ma anche in questo secondo, nelle nostre cose quotidiane. Lo sfidava un po' Sant'Agostino, che diceva: non è che tu ti fermi alla riva
del mare che devi attraversare, e adesso stai studiando cosa si trova all'altra riva. Ma devi prendere, Sant'Agostino diceva, un mezzo, cioè una barca, una cosa del genere, una zattera, non so come si può dire, e proprio entrare dentro, e attraversare questo mare. Ovviamente qua ci vuole tanto coraggio, e questo coraggio ci dà proprio questa settimana santa, questa Pasqua. Ma stasera volevo soffermarmi, perché il Vangelo parla del terzo tipo di passaggio, transitus, cioè Pasqua, che si chiama verso alto, anabasis, verso alto. Ecco, infatti, Sant'Agostino, e poi anche Origene, un grande teologo, diceva che questa Pasqua, ecco, ogni Pasqua significa salire nella stanza al primo piano. Capite come Gesù ha preso e prenderà anche in questa settimana gli apostoli, che siamo noi, i discepoli, e ci inviterà nel cenacolo, capite? Nella stanza al primo piano. Perciò questo passaggio verso alto, anabasis, significa, ecco, vedere, carissimi, la meta della nostra vita in Dio, come una risurrezione, capite? I santi dicevano: non puoi mettere ancora delle tue cose qua sulla terra, ma devi, ecco, alzare lo sguardo e vedere dove vai, dove vai. Sant'Agostino dirà: devi passare da questo mondo, da questo mondo, ecco, guardare in alto, passare da questo mondo per non passare con questo mondo, capite? Per non passare con questo mondo, come diceva chi? Eraclito, cosa diceva? Pantarei, tutto scorre, capite? E Sant'Agostino ha ripreso questo pensiero e ha detto: sì, tutto scorre, e anche noi corriamo, gli uni verso gli altri, e se noi non ci fermiamo e non alziamo, ecco, non facciamo questa Pasqua guardando in alto, non saliamo nella stanza al primo piano, rischiamo di passare e buttare le nostre vite proprio in mezzo alla immondizia. Incredibile. Pensate che diceva San Girolamo, ecco, una cosa molto importante. Pensate che nell'epoca di San Girolamo, allora siamo all'inizio del cristianesimo, i primi cristiani credevano che la seconda venuta di Gesù arriverà durante la notte di Pasqua che loro celebravano. C'è questa tradizione nella nostra Chiesa che dice che Gesù ritorna, non si sa quando, ma in una notte di Pasqua. Tanto vero, carissimi, tanto vero, che quando si celebrava la Pasqua nei primi tempi era proibito di uscire dalla chiesa, dall'assemblea, fino alla mezzanotte, capite? Perché si diceva, si credeva, e c'è anche questa tradizione un po' oggi, che poi è crollata nel secondo secolo, che ecco, durante questa veglia pasquale, ecco perché si chiama la veglia pasquale, cioè sabato, tra sabato e domenica, che deve tornare il Signore. Allora si aspettava mezzanotte per capire se proprio in questa notte, di questo anno concreto, non tornerà il Signore. Io ovviamente preparando questi pensieri, leggendo un po' la storia della Chiesa, sono stato veramente colpitissimo, perché dicevo, mamma mia, ma se noi dovessimo un po' affrontare questo anno e questa Pasqua così particolare, ovviamente queste sono, carissimi, i prognostici dei teologi, della tradizione, eccetera. Ma non vi nascondo che anche dentro di me c'è un pensiero che Dio non ci sorprenderà. Dio non ci sorprenderà, in questo senso che non è un ladro che arriva un giorno senza significato, eccetera, perché noi siamo i nostri figli, noi siamo i suoi figli, capite?
Perciò Dio ci sta preparando pian piano ecco, a questo ritorno, a questa parusia, e ci darà tanto, carissimi, tempo, e ci ha dato tanto tempo per prepararci. Anche questo tempo di coronavirus è veramente una misericordia di Dio. Guardate, possiamo stare nelle case, pregare, prepararci. Addirittura se uno anche, che ne so, si vergogna di confessarsi, non si confessa da tanto tempo, ha una possibilità di ricevere l'assoluzione dal Papa generale, addirittura indulgenza, ma più di così, come si può preparare il mondo? Capite? Guardate che ci sono i segni molto chiari, ecco, della misericordia di Dio, di questo papà pazzesco che è matto di amore per noi, carissimi. E no, non è che lui vuole sorprenderci, che stiamo peccando adesso che siamo molto lontani dal Vangelo. Cioè, Dio non è così. Dio vuole salvarci, Dio ci ama, e lui per primo, carissimi, ecco, sta parlando, ecco, di questa parusia. Perciò, carissimi, ecco cosa dobbiamo fare? Alzare il nostro sguardo in alto. Ripetiamo, tre tipi di passaggio, perché la Pasqua significa passaggio. Passare attraverso, come vi dicevo, passare sopra e passare in questo senso verso alto. E oggi, ecco, la liturgia della parola ci invita a passare verso alto, da queste cose terrene, dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita, ecco, che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Sì, perché l'uomo, carissimi, per non passare con il mondo, deve, carissimi, essere attaccato a ciò che non passa. Che cosa non passa? Che cosa è eterno? Chi è eterno? Dio. Se tu ti agganci a Dio, non passerai. Non passerai con il mondo. Capite? Perciò il nostro alzare lo sguardo verso Dio significa mettere ancora in colui che non passa, perché è vivente. Non è vivo, solo vivo, ma vivente. Vivo è colui che deve ancora morire, vivente è colui che non muore più, e Gesù è vivente. E alzare il nostro sguardo in alto significa diventare viventi. Né coronavirus né nessuna altra prova mi farà in qualche modo, si può dire, ecco, spazzare, in questo senso che alcuni filosofi dicevano che l'uomo è come un disegno scritto da un'onda che arriva, e poi viene cancellato con un'altra onda che lo riprende, il suo nome, il nome significa la sua identità. Capite? Ecco, così possiamo passare se non ci sarà in mezzo a noi Dio. Invece Dio, ecco, ci aiuta ad veramente ancorare la nostra vita in Lui e diventare eterni, così come Gesù. Allora, carissimi, in questa santa settimana, ecco, alziamo il nostro sguardo verso Dio, saliamo alla stanza del primo piano per fare la Pasqua. E fare la Pasqua significa, sì, carissimi, ecco, fissare il cielo con i nostri occhi. Ad esempio Platone, un grande filosofo, diceva che il cielo è una capacità di scappare da questa, lui la chiamava grotta, che è la vita, anzi caverna, ecco, lui usava questa parola, caverna, che dove è tutto buio, tutto non ha senso, e la logica della vita è scappare da questa caverna, che è la vita senza senso.
E poi dice, poi non si sa che cosa succederà, ma l'importante è scappare via. Se tu scappi via significa che già hai fatto grande la tua vita. Invece per noi cristiani il cielo non è una cosa, direi uno spazio, ma il cielo è una persona. È una persona. Come si chiama questa persona? È Gesù. Perciò il cielo significa, ecco, che io dopo la mia morte entro nella vita del mio Dio, divento la vita del mio Dio, che è Gesù, capite? Mi sciolgo. Ecco perché San Paolo diceva che Dio non solo ci ha creato, non solo ci ha salvato, non solo ci ha santificato, ma addirittura ci ha divinizzato. Quattro passaggi, guardate. Dio mi ha creato, poi mi ha salvato, poi mi ha santificato, ma poi vuole divinizzarmi. E questo divinizzarmi e incontrare Gesù è il mio cielo. Perciò quando voi incontrate Gesù, quando la tua vita diventa la vita di Gesù, allora non solo tu, ma anche gli altri intorno a te iniziano a vivere in un cielo. Capite? Vivere davanti a una persona che ama Gesù, ma in modo autentico, capite? È come se tu fossi in cielo. Siete d'accordo o no? Perché il cielo è proprio il cielo è l'amore. Inferno, al contrario, è assenza, l'amore. Di amore, e questo inferno, invece il cielo è proprio questa presenza dell'amore di Dio, è Gesù stesso. Perciò ecco, entriamo carissimi in questo cielo. Ovviamente entrare in cielo, perché dobbiamo anche fare un discorso qua, terra, cosa vuol dire? Se io vi ho detto che il cielo è una persona, ma non è uno spazio, e questa persona è Gesù, significa che noi dobbiamo vivere il nostro cielo. E come si vive il nostro cielo? Non è che io compro un bellissimo palazzo, in una zona carissima, nel senso uno spazio con un laghetto, in montagna o al mare, che ho soldini, cibo da mangiare, le macchine, barche, yacht, eccetera. Questo è lo spazio. E voi conoscete un sacco di persone che ha tutte queste cose, capite? È infelice. Perché? Perché il cielo è una persona. Allora, sapete cosa voglio dire? Se tu ami tuo marito, tua moglie, se tu riesci a relazionarti con tuo figlio, con tua figlia, con tuo amico o addirittura nemico, tu inizi a vivere il cielo. Se tu incarni Gesù, capite? Perché vi ho detto che Gesù è il cielo. Se tu lo incarni e diventi così come Gesù per l'altro e l'altro per te, allora questa relazione si chiama il cielo. Incredibile. Ecco, e dobbiamo creare questa nostra capacità di relazionarci. Noi nel movimento Gloriosa Trinità la chiamiamo la comunione dei cuori, che è un assaporare, ecco, il cielo qua sulla terra. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Dopo il Vangelo. Fratelli, seguiamo il cammino di Cristo che conduce a salvezza. Egli morì per noi, lasciando un esempio. Sulla croce portò nel suo corpo i nostri peccati, perché, morendo alla colpa, risorgessimo alla vita di grazia. Carissimi, ecco, adesso rivolgiamo la nostra preghiera al Signore. Vogliamo leggere anche le preghiere che avete scritto. Prima preghiamo ovviamente per il nostro Papa, che ci aiuti, Papa Francesco, ci aiuti a vivere questa triplice Pasqua, cioè passare attraverso, passare poi, ecco, come vi dicevo, di sopra, e passare in alto.
Ecco, per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, oggi ti portiamo soprattutto tutti coloro che non ti vogliono. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti ringraziamo oggi, Signore Gesù, nel giorno del loro compleanno, per la vita di Roberto, di Maria, di Monica. Ti chiediamo per loro grazie e benedizioni. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti ringrazio, Gesù, per avermi donato più cieli questa grazia della comunione dei cuori. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Signore Gesù, facci il dono della calma per attraversare questo mare. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo per Daniele, ti preghiamo per Chiara, per Francesca, per tutte le altre persone che in questo momento fanno fatica ad alzare gli occhi, cioè a vivere come tu, Gesù, ci proponi quel perdono anche ai nemici, e per tutti loro ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Alza i nostri sguardi, Signore, apri gli occhi di chi in questo momento non vuole vedere. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Siamo qui, Signore Gesù, ancora a pregarti per Davide, per Gemma, per Pietro, Vincenzo, Teresa, Luciano, Alberto, Saverio e tutti i cuori che sono scritti su questa chat, in questa messa. Per loro ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Libera Gesù dall'eresia grave. Ecco, tutte queste persone che il nostro sorella ha nominato, liberaci, Signore, da tutte le eresie che in questo momento possono anche nascere, sapendo che la Chiesa è indebolita. Ecco, fa che possiamo mantenere, ecco, lo stesso insegnamento, seguendo proprio il Papa, seguendo i nostri vescovi. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti presentiamo, Signore Gesù, tutte le congregazioni di suore che stanno mandando in cielo tante anime e tante suore. Ti preghiamo per loro. Ascoltaci, Signore. Ascoltaci, o Signore. Per una persona molto cara al mio cuore, per la sua famiglia, proteggili da ogni male, Gesù buono e misericordioso. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo, Signore Gesù, per Lucia, per Lorenzo, per tutte le persone che sono malate non di coronavirus e per tutti questi ammalati che in questo tempo stanno sospendendo le loro cure, le loro visite, le operazioni. Rafforza la loro fede e guariscili. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Signore, dona l'eterno riposo a Giovanna, sostieni la sua famiglia e con lei ti affidiamo tutti i nostri cari defunti. Signore, accoglili nel tuo regno. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Accogli con bontà, o Padre, le nostre preghiere. Donaci di celebrare con cuore libero e puro la passione di Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. E adesso, carissimi, vogliamo scambiare un segno di pace, ecco, questa pace di Cristo che, come dicevamo ieri, non consiste nella forza, nel portare con violenza, ecco, riposo sulla terra, ma consiste nel abbassare le armi, a renderci gli uni davanti agli altri, anche se l'altro forse è diverso da me, ma ecco, mi arrendo davanti alla sua diversità, perché lui è più importante delle sue stesse idee, perché è figlio di Dio. E in questo spirito scambiamoci un segno di pace. Pace. Presenza.
il sacrificio che stiamo celebrando ci liberi dal male e ci conduca con animo purificato al mistero della Pasqua in cui questo sacramento di salvezza trova principio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il tuo Figlio Unigenito, facendosi uomo, ci raccoglie in unità, umiliandosi ci innalza, consegnandosi alla morte ci libera, soffrendo ci riscatta, la sua croce ci salva, il suo sangue ci lava, la sua carne ci nutre. Per questo mistero d'amore, uniti ai cori degli angeli, tutti insieme cantiamo l'inno della tua gloria. Santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Tu, Redento, con la tua croce e la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Carlo, Sant'Agostino e con tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Questi tre tipi di passaggio. Passaggio significa transitus, cioè Pasqua. Pasqua dove ci conduce? Alla risurrezione, alla vittoria. Allora il primo passaggio è quello, come vi dicevo, di sopra. Quante volte diciamo, ma passa sopra, non fermarti, lascia questo fratello, perché lo maltratti? Quante cose ci sono nella nostra vita su cui noi possiamo passare sopra. Ecco, perciò la prima Pasqua che fai risorgere fratello se lo lasci stare, passa sopra. Ah, perché mi ha detto qualcosa, mi ha fatto, passa sopra. Ecco, fai questa Pasqua. Forse il Signore ti chiede a fare questo primo tipo di Pasqua in questo anno, passare sopra, cioè perdonare. Allora la prima Pasqua, ecco, passare sopra, riguarda i fratelli. La seconda, passare attraverso, anabassis, significa la mia Pasqua, attraversare, ecco, ciò che io devo attraversare, qualche difficoltà, qualche sofferenza, capite? Ma entrare con Gesù, perché questa sofferenza, questa prova mi donerà la vita, la risurrezione, la mia Pasqua personale. E la terza Pasqua, di cui vi ho parlato oggi un po' di più, è, ecco, passare in alto, che riguarda Dio, capite? Cioè che io risorgo quando sono in Dio, quando lo prendo per mano, chiudo gli occhi, e si deve ritagliare, carissimi, in ogni giornata il tempo per questi tre passaggi: perdonare i fratelli, esigere da me stesso la mia Pasqua personale, e poi la Pasqua spirituale, chiudere gli occhi, non esiste nessuno, nulla, solo Dio. Ecco, la Pasqua è fatta di questi tre passaggi. Preghiamo, carissimi, che possiamo crescere come uomini pasquali. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga a te. Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Amen. Il corpo di Cristo. Resta con noi, oh Dio fedele, e proteggi con sollecito amore i tuoi figli, santificati da questi misteri, perché non disperdano i doni di salvezza che dalla tua misericordiosa misericordia hanno ricevuto, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, carissimi, sì, volevo invitarvi adesso all'adorazione che inizieremo alle 20:30. Vi ho parlato durante questa messa? 20:30, sì? 21. Alle 21, scusate, ho sbagliato l'orario, perciò alle 21, mi raccomando, alle 21 ci incontriamo per l'adorazione. È una cosa importantissima perché vogliamo, ecco, fare con voi questi tre tipi di passaggi.
Pasqua è fatta di tre tipi di passaggi. Ecco, vi aiuteremo, vi prenderemo per la mano e facciamo questa Pasqua, che è il passaggio sopra, hyperbasis, soprattutto un momento di perdono, facciamo passare sopra tutte le cose, cioè non fissare troppo il nostro sguardo sulle cose brutte che ci hanno fatto o che noi abbiamo fatto. Poi passeremo, ecco, attraverso di Abbasis, e poi, ecco, verso alto Anabasis. Ci sono ancora due tipi di Pasqua di cui vi ho non parlato. Passaggio fuori, Exodus, la parola che conosciamo. Ecco, volevo invitarvi a fare questa Pasqua di evangelizzazione, Exodus. Esci fuori un po', esci fuori, carissimi. Cosa vuol dire? Anche questo è un gesto di misericordia di Dio. Pensate che se io adesso volessi invitarvi, non so, in una chiesa di Milano, piuttosto che, non so, in un'altra città, prendere la macchina e lasciare, non so, la casa, lasciare il lavoro, eccetera. Ma non vi rendete conto che anche questo è un segno di parusia, che tu hai ricevuto un grande regalo da Dio, che tu non devi neanche muoverti, ma solo premere un pulsante, del tuo iPad, del tuo cellulare, del tuo televisore, per subito collegarti col Signore. Ma più di così, capite? E guardate che a volte la gente fa fatica solo a schiacciare un pulsante. E cosa dirai al Signore quando ti incontrerà? E ti dirà: guarda che in questi tempi tu dovevi solo schiacciare un pulsante che avevi proprio in tasca del tuo telefonino. Capite? Perciò mi raccomando, anche questi sono segni della presenza di Dio per poi fare questo passaggio, progressio si chiama, passaggio avanti. Allora, alle 21 vi aspettiamo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.